triangolare di chiusura per la Coppa Riviera delle Palme categoria 2009. Triangolare che inizia con Deportivo e Massimina che stanno adesso scendendo in campo accompagnate dal direttore di gara. E dunque siamo pronti per incominciare, un piacere essere quest'oggi qui con voi, buon divertimento. Ultimi accorgimenti con il direttore di gara che porta il fischietto alla bocca. Comincerà la Massimina che attacca da destra verso sinistra, da sinistra verso destra invece in maglia nera e pantaloncini gialli. Attaccherà il Deportivo. Battuto il primo pallone. Lavora di fisico Bonfino. Intercetta la difesa, poi Colicci riesce a sfondare, traccia ancora profonda dove arriva la difesa, poi Colicci con il sinistro, primo squillo di gara, largo, spinto dalla difesa. Costruisce a sinistra il Massimina, poi Colicci. Termina a terra, non c'è nulla. Secondo il direttore di gara arriva anche la prima conclusione per il Deportivo. Ha provato Marco Carbone con il destro. Pallone che non prende il giro giusto. Allo scadere del match. Andiamo ragazzi, Angelini verticalizza in avanti, Colicci la riceve dal vertice sinistro dell'area, conclude centralmente, si oppone all'estremo difensore. Bonfino, tutto il numero 7, portiere che nel sistema 3 in barriera vuole vederla partire. Parte Bonfino con il destro, pallone tenuto lì. Si salva il Massimina. Altro rinvio lungo. Carambola che premia Bertoni che con il destro fa per il tiro. Gran risposta di Conchiglia che mette sopra la traversa. Di tre rigori a testa per le due squadre. Poi attenderà la vincente la Roma 7.0. Qui De Carli si libera di un avversario e calcia pallone che trova la risposta di Conchiglia e poi il palo, si salva il Deportivo. De Carli si è girato in un fazzoletto, bravo Conchiglia ad arrivarci. Bortolussi, pallone che fa un paio di rimbalzi a terra, cerca Bertoni arrivarci con la punta, pallone che termina oltre la linea di 17 sul cronometro. Batte il Deportivo. Bertoni prova a farsi spazio a sinistra, guadagna rimessa, pronto Travaglia a servire con le mani. Pallone ancora scodellato al centro, Bertoni aveva tempo forse anche per stopparla, qui il numero 8 conclude di prima, largo. Metri a disposizione il Massimina, Rafi mette in mezzo con il destro, cross che passa e c'è la deviazione, verosimilmente autogol del Deportivo. E dunque quando siamo praticamente allo scadere del match passa in vantaggio il Massimina con il pallone messo al centro da Rafi, probabilmente deviazione decisiva da parte di un difensore. 1-0 Massimina, minuto di recupero, ora alla punizione buona il Deportivo che vuole inevitabilmente accorciare il risultato. Pallone scodellato al centro, mette la testa Angelini, arbitro che ha già il fischietto in bocca, vediamo se fischia adesso con Reyes a mandare lungo e vince il Massimina che si impone per 1-0 sul Deportivo.